brutte notizie per i fan di Uomini e Donne. La notizia dell'addio è degli ultimi giorni e giunge totalmente inaspettata. Un nuovo addio sconvolge i fan di Uomini e Donne. Il popolare e seguitissimo dating show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nel programma, che va avanti da oltre 20 anni quasi immutato nella formula a parte poche modifiche, sono nate decine di coppie, alcune delle quali hanno messo su famiglia sposandosi e mettendo al mondo dei figli. Tanti personaggi sono rimasti nel cuore dei telespettatori che ne seguono le vicende quotidiane puntualmente documentate sui social, tantissimi altri sono stati ormai dimenticati. Ma negli ultimi giorni un addio inaspettato ha gettato nello sconforto i fan più accaniti, quelli che hanno creduto e sostenuto il personaggio in questione in tutto ciò che ha fatto. Cosa è successo? E di chi si tratta? Uomini e Donne. L'addio inaspettato. La coppia di cui parliamo è molto amata dal pubblico. E sebbene entrambi i protagonisti abbiano partecipato a Uomini e Donne, non è qui che si sono conosciuti e amati, ma in un'altra occasione. Belli, giovani, innamorati, i due ragazzi, giovanissimi, hanno decisamente fatto sognare i fan. Dopo pochi mesi dall'inizio della loro relazione, la notizia che la famiglia si sarebbe allargata. E infatti puntualmente dopo pochi mesi ecco nascere la prima figlia, il 12 maggio scorso. Tutti felici, tutti in attesa di nuove notizie liete riguardanti la nuova famiglia appena formata. In attesa di un matrimonio, in realtà, quel matrimonio promesso appena un anno fa, con una proposta fatta platealmente in ginocchio davanti a tutto il mondo nel corso di un evento pubblico. E invece ad arrivare è stata la notizia della rottura. Stiamo parlando, come molti avranno inteso, di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due ragazzi si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello VIP, e hanno intrapreso una relazione in cui a dire il vero pochi credevano. Troppo giovani, troppi litigi, troppo diversi. Poi la proposta di matrimonio, la nascita di Cela in Blu e ora la crisi. Che sembrerebbe dare ragione a quanti hanno giudicato troppo frettolosa la decisione di mettere al mondo un figlio. A lanciare l'indiscrezione per prima è stata Novella 2000 che ha scritto: noi di Novella 2000 abbiamo appreso in esclusiva che i due si sarebbero lasciati. Fonti vicine alla coppia ci hanno rivelato che Sophie e Alessandro avrebbero concluso definitivamente la loro relazione e la notizia pare più che certa. Quindi si attende solo l'annuncio ufficiale dai diretti interessati che potrebbe arrivare molto presto. In queste ore la quasi conferma di Sophie che ammette una forte crisi tra i due. Si attendono nuovi sviluppi sulla vicenda che, siamo sicuri, arriveranno a breve.